Il Cesura l'ha vista! Paramitas di merda! È rotto tre quarti di minchia però, eh! Sti Paramitas! Oh madonna! Sì, sì. Che poi non che siano esattamente pochi, i nemici. Gesù. A 4 a 4, a 5 a 5, cazzo. Piccola ricarica qui. Ok, non ne arrivano. Dove erano quegli scampagnati? Aspetta, arrivano. Eccolo! Uno, ma no, due. Ma no. Non mi ricordo che erano due. Scampagnato? Mica, a volte... Eccolo. Sto facendo una pisciata. Vado a fanculo. Ah, Gesù! Very good. Ok. Madonna mia. Allora, qui c'è il fottutissimo lago. Noi però dobbiamo arrivare al cimitero. Al cimitero. Madonna raga, un'ora di gameplay qua, almeno ci arriviamo, eh. Ma porco d'un cane bastardo! Ma raga, ma dai, ma è gigantesco sto livello, ma è impossibile! Cioè, ma... Cioè, qui ad esempio, a destra c'è il lago, no? E qua c'è la statua dello spaventapasseri, ma che cazzo? Madonna mia... È infinito. Il mio obiettivo principale è andare al cimitero. Qua ho visto tutto fuorché un cimitero. Cazzo, si spera che sia questa zona e basta. Porco. Oddio. Buono che avevano sta gran voglia di mettere sti livelli, però Cristo. I was looking for someone. Ok, questo è molto... sembra molto Blair Witch dalle lettere, no? Il tizio che si è perso qua nei boschi, non sa più che giorno è, bla bla bla. Si è perso con l'amico, non lo ritrova più. E via. Tutto questo vi insegna una magica lezione. Non andate nei boschi. Oh, ecco. Ma che cazzo... Oddio, c'è il bambino demone. Oddio, ma che cazzo? Aveva un attacco epiletico. Ecco, chiamatina subito. Hey, Marty, I think I'm lost. Are there any landmarks around you? Yeah, I just came across this weird statue. What's a sculpture in the middle of a forest? Oh, yeah, you went the wrong way. Dai, that's the last split in the trail and go the other way. That should put you back on course. Oh, jeez. That's a long walk. Hey, while I have you on the phone, I have a question. You said you've been keeping an eye on me for a while now. I guess I'm kind of curious how that all happened. I mean, you finally got in touch with me on a dating website. Well, wasn't that kind of weird? You know, I was your brother. Yeah, I also know that you don't do a whole lot of social media. So it was probably going to be the only way I could approach you without, you know, walking up to you on the street and really freaking you out. Yeah,
Makes sense. Still kind of weird you were hitting on your brother, don't you think? Hey, those kids from that old space movie worked it out, didn't they? In fact, didn't the sister end up with that hunky space pirate? When this is over, we are so watching that. Sounds like a plan. Now, keep moving, you weirdo. Gesù. Ma come che riesce a fare delle telefonate lui in mezzo ai boschi? Di certo non ha Iliad come operatore telefonico. Mi piacerebbe sapere qual è il suo operatore telefonico. Perché se prende così bene in mezzo ai boschi, allora è tanta roba. Cioè, sembra proprio l'operatore che tutti dovremmo avere. Possiamo chiamare anche da mezzo al deserto del Sahara, cioè comunque ricezione perfetta. Oh, sono in mezzo al deserto. Oh, aspetta che ti geolocalizziamo, che sta arrivando una macchina a prenderti. Gesù. Non sono rimasto lì a vedere per la statua, perché tanto sicuramente non c'è nulla da vedere. Non ho visto nulla in terra né niente. E comunque sì, dobbiamo praticamente arrivare al lago. E quella è la zona giusta. Visto come l'ha detto anche la sorella. Ho preso la strada sbagliata. Gesù. Beh, c'è da dire però che l'hanno fatto bene. L'hanno fatta bene sta mappa, che comunque è piena di biforcazioni e tutto. Carino, ci sta. Ti fa esplorare di più, ecco. Però mi sembrava infinita, porco mondo. Che cazzo, ecco, vedi. Siamo arrivati. Ecco, al telefono. Hey, I just came across a river. I'm not really sure which way to go from here. You're getting closer. Keep the water on your left side and you'll be there in no time. Thanks. Hey, I know it's kind of out of the blue, but how much do you remember about our mom and dad? I guess all this walking got me thinking about stuff. Well, my memory of them is still kind of sketchy. I remember mom baking the most amazing chocolate chip cookies. She was always so loving. She took really good care of Michael and me. Michael? That was my brother? Yeah. He was great. Never picked on me or anything. What about dad? He always seemed distracted. He seemed so happy at first, but then he was kind of a drag. He'd sit in front of the TV for hours when he came home, watching the same shows over and over. Over and over. He wouldn't shower or even change his clothes for days on end. Then the drinking started. He never lashed out at us, but he just wasn't the same anymore. I'm sorry, Marty. I shouldn't have asked. No, it's okay. You deserve to know. They were your parents, too. Thanks, Marty. Ok. Strada giusta, stiamo arrivando al... The Lodge sarebbe, vabbè, tipo il capanno dello sceriffo, una cosa del genere. Una roba del genere c'ha scritto. Non mi ricordo. Comunque dovrebbe essere la zona giusta. Mi ha detto tieni il fiume alla tua sinistra, è quello che ho fatto però. Oh Cristo. Guarda, Ranger Lodge, 4,8 miglia, Misty Swamp, 1,4 miglia. Che cazzo però. Siamo da... Aspetta, ma da che parte però? Scusa, posso girare da questa? Non so perché rincoglierito così. Non posso andare di qua, no? No, di qua non mi fa andare, ma non ho piazzato male sto cazzo di cross. Allora, o devo superare il... Vediamo. C'è una canzone strana che non mi piace per niente. Sì, oh, ecco come fa. Potevano piazzarlo qui, no? Qua ci sono le paludi. Hey, you at the graveyard yet? Not yet. I came across this ruined stone building. By the swamp? That's the old Novi house. Kind of a historical marker in the forest. The guy who built it was actually one of the founding members of the cult Grandma was a part of. No shit.
For secret society, they sure were upfront about being a cult. Not really. They did a great job of keeping most of the members in the dark. They operated like a fraternal order. You know, like a social club. All the really dark shit happened at night behind closed doors. And only a select few were in on it. Called themselves the Inner Circle. Not much for cool club names, huh? No kidding. Anyways, this guy Nobi was notorious in the area. After he built his house, a lot of kids went missing in the surrounding woods. And the locals suspected him, but couldn't ever pin anything on him. Didn't help that he was essentially a hermit. He would only ever talk to other members of the Inner Circle. And even there, he was a fringe element. His biggest claim to fame was the symbol that the cult adopted. You've probably seen them hanging from trees along the way. Those weird stick things? Yeah, I've seen a few. Yeah, it's some old rune that represents their god or whatever. Though, I couldn't find any references to it when I was researching everything. Damn. Ok. Un ciao non se lo potevano dire. Prepariamoci che tanto c'è uno scontro. Fatti. Perché si deve mettere in crisi da solo, cazzo? Non capisco. Cioè si dovrebbe dare la carica, no? Tipo fantastico Daniel, uccidili tutti, qualcosa del genere. Invece run Daniel, run! Aspetta, vi ricarico. Ecco, la nebbia è un po' più un problema, beccarli qua. Ecco il figlio di puttana. Caga. Ne qualche altro. Oddio. Il problema sapete qual è? Non c'è un checkpoint, cioè comunque un salvataggio manuale che io posso fare. Qui è veramente una rottura di cazzo, perché se voglio fermarmi adesso non posso fermarmi adesso. Ok, ha salvato i cartelli ma dietro. Cioè se voglio salvare adesso che ne ho steccato un altro paio. Oddio. Questo albero è stranissimo, sembrava ci fosse scritto qualcosa. Ma no. Questo che dice? Aspetta. Non lo sento, non lo so. Eri un bravo ragazzo. Non ti meritavi questo. Quindi qua è bloccato. Eureka, eureka. Almeno me l'ho manco toccato, quindi possiamo tornare indietro. Però c'è sta canzone, significa che ho mancato un mostro? Giammai! Devo ammazzare. Dovunque esso sia. Sicuramente è uno di quegli stronzetti che saltellano, non so perché. Merdina! Vieni qua, dove sei? Credo. Non lo vedo. Due palle. È strano ci sia ancora sta canzone attiva. Se ci sono più mostri, ma dubito dai si siano incriccati da qualche parte. Sarebbe un parto trigemellare. Comunque vabbè, vaffanculo. A parte che quando ti vedono tanto ti attaccano in gruppo. Viene uno, poi viene l'altro, vengono tutti. Difficile ne abbia lasciato uno alle spalle. Comunque, probabilmente abbiamo raggiunto un'ora di gameplay totale. Quindi torno indietro un attimino. Sceso. Devo andare al capanno del ranger. Voglio andare lì, voglio vedere che diavolo c'è. Anche se in realtà sta soundtrack, quello che ci penso, è iniziato dal ponte. Quindi I don't need to worry about it right now. È
È iniziata da qui la soundtrack. Quindi magari per quello. C'è qualche mostro qua magari. Oh Cristo santo! Come ci spugli, fanculo! Sono un cagato. C'è un cazzo, vale manco la pena di guardare ste cagate, c'è nulla. Ed è qui che devono mettere qualcosa gli sviluppatori. Qui un fucile, un lanciamissili, qualcosa. Oh madonna mia. Oddio raga. Ma se vado al Misty Lake, che cazzo c'è? 0,9 miglia, ok, oh, fanculo. Cioè, serio? Ma sembra che se... No, aspetta, eh. Allora, se vado al Misty Lake, voglio vedere dove ti sbuco, fanculo. Oh, caga. Oh, Gesù! Ma muoviti, stupido! Sì, vabbè, ma la mira è veramente una boiata, cazzo. Veramente una boiata, cazzo. Ma vedo se sarà un kit qualcosa come zona, quindi. Non è la stessa zona, eh. È impossibile, cioè. Non lo so. Mi avete detto di tenere il Misty Lake a sinistra. Cristo, poteva chiedere cosa c'è al... al capanno del ranger. Perché magari c'è un fucile, non ha senso non andarci, no? I woke up hearing some sounds, bla bla bla, hope is okay, Saxon was gone, I went looking, ok, non ho trovato più l'amico, mi sono solo spinti in 4, buono, sono felicissimo per l'amico. Oddio. Che cazzo, però un vicolo cieco. Buono, guarda, buonissimo. Mi fai un cazzo. Va benissimo. C'ho 78 di vita. Manco 80. Ma comunque va benissimo. Madonna, c'è da dire che questo bosco fa rumori veramente del cazzo. Eureka! Allora, passiamo da qua. Dovrei tecnicamente tornare indietro e fare il pieno di vita perché c'è il kit. Ma non me l'hai rubato un cazzo. Oddio. Qualcosa mi dice che al capanno... al capanno del ranger potremmo trovare un fucile da caccia. Un fucile sicuro. Oh madonna. Ehi, bel bambino! Oh mio Dio, che schifo! Ah. Andiamo al capanno del ranger. Belzess. The hell is this? Che cazzo di rumori sono? What the... Cioè, ha rifatto giorno? Ok. What? Mostra in arrivo fra 3, 2, tua mamma. Sì, sì, al momento ho sparato altri due colpi. E cazzo! Fuckface! Ok, ho visto un kit però le info. Implodi? Vaffanculo, implodi. E che cazzo però! Mica che mira da stronzo! Dov'è? Ah. La mira da stronzo è la mia, lo posso ammettere. Però anche il modo in cui si mira è veramente ridicolo. What's this? What's this?
Munizioni. Ne ho preso migliaia, ne ho preso fino ad ora. Ok. Ok. Il kit ce lo spariamo, guarda, in pompa magna. Jesus. Sti alberi di merda che fanno rumori strani. Si prosegue da lì. Un punto di ristoro era questo. Siccome qua se mettono bar e caffetteria diventa un posto da paura. Altro non c'è. Ne ho quel PC 1286 il massimo. Proseguo. Che poi lì non poteva dire semplicemente incontriamoci qui di nuovo assieme alla cabina del ranger. No! Gesù. Il bambino che dava testate all'albero mi mancava. Oh madonna, livello lunghissimo questo, mi aspettavo finisse nel giro di un gameplay, ma mi sa che sto let's play lo dovrò tagliare. Non ho scelta. Stralungo, al momento mi sa che sto a un'ora e dieci, sì, un'ora e dieci. Un'ora e dieci di let's play registrata con questo idiota che continua a dire oh what's this, oh what's this, what's this. Che merda. Ma non capisco che cazzo è quel bambino di merda. Ma chi è? Fratello di lui? Visto che aveva un fratello? Lo hanno sacrificato? What the fuck? Oddio. Ti prego non dire di nuovo. Ma gli hanno dato tre linee di dialogo a lui per lamentarsi, per descrivere le cose. What the hell is this? Oh Jesus. What the fuck? Fine. Questa è la cosa che può dire. Sento le cornacchie però. Molti topi vedo. Oddio. Ma che è sta roba? Bello. Oh Cristo d'un Dio. Ah no, a togliere la pistola, perché non hai mica bisogno di puntare e sparare. Non ho manco preso in saccome. Riuscito ad evitare. Mica. Ma che cazzo? Vai, ma mira, idiota, stupido. Regà, non mi mira. Regà, non sta mirando. Guarda. Ma che cazzo. Ma sei rincoglionito? Guarda, non mira. Ma è stronzo. Mica, guarda che c'è la mamma puttana, eh. Questo mi fa. Non mira! Cioè, ma che roba, eh! Ma è sto scimmione di merda! 62,5! Ma che cazzo! Oh merda. Ancora vivo? Ok, poi? Ma che cazzo è sto boss? Guarda! Ma che cazzo fai? Non vedo una merda! Idiota! Cioè, guarda che roba! Cioè, guarda morire veramente così è dei coglioni, eh! C'era un kit qua? Oh, è morto, non ci credo. Ma che cazzo? This is insane.
Where the hell did this thing come from? Sì, ho ucciso Bigfoot. Waukega Forest. Ma che Waukega? Che cazzo? Ma che cazzo? No, ma non guarda neanche il capanno? La cabina del la cabina non l'ho guardata, Ma che è sta roba? Completo il livello della foresta. No, vabbè. Vabbè, da sparare. Oh sì, avevo portato la demo perché mi ricordo sta roba. Questo livello me lo ricordo. Era questa la demo che avevo provato, perché mi ricordavo un botto Silent Hill. Cazzo. Cioè, praticamente è rimasto lo stesso identico gioco dalla demo. Cioè, guardalo. Così pantaloni skinny fit che non li uso neanche io ormai più. Martha, how much longer are you gonna keep me waiting in this dump? Just a sec. Look, I really appreciate that you're going through all this trouble for my birthday, but I'm seriously bored just standing around out here. Relax, it's almost ready. I swear that you've got me out here just to pull a dumb prank. Dude, chill out, man. Just call me when you find the graveyard. Okay, I'll keep looking around. Cioè, ma mi stanno avendo dei dubbi. Ho fatto bene a uccidere il boss e non entrare dentro la casa? Perché magari dentro la casa c'erano armi, non lo so. Cioè, non pensavo mi buttasse subito qui, porco mondo. Comunque, signori, io spezzo questa mega let's play che dovrò dividere in due parti perché sto a 1 ora e 15 di registrato e noi ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.